Tra le attività che abbiamo organizzato come tavolo dei diritti civili, abbiamo organizzato una messa in scena di un matrimonio, di un possibile rito per sancire le unioni civili. Nella nostra proposta non ci limitavamo soltanto alle coppie eterosessuali e omosessuali, ma ci siamo allargati anche ai terzetti, ai quartetti e compagnia bella, per in qualche modo innanzitutto scindere l'idea della famiglia tradizionale dall'idea delle coppie che si vogliono regolare in maniera alternativa, perché i registri delle unioni civili non sono un pericolo per la famiglia tradizionale. Semmai è la famiglia tradizionale che è un pericolo per se stessa in base alle dinamiche che si ingenerano all'interno delle tradizionali famiglie. Non dobbiamo scordarci che l'80% dei femminicidi avvengono entro le mura domestiche per mano del marito sposato con la consacrazione della Chiesa e col benestare dei ben pensanti. Per cui abbiamo appunto messo in scena questo rito gioioso in cui ci siamo un po' sposati tutti in maniera allegra, in una piazza storica del centro storico di Catania, che è piazza Federico di Svevia, che è davanti al Castello Ursino, con torta, con tutte le cose, bomboniere orrende, proprio come un matrimonio normale. E la cosa bella è stata la partecipazione spontanea e attiva e molto interessata della cittadinanza. Io mi sono anche reso conto che anche per altre attività che abbiamo organizzato nella città, i luoghi popolari sono quelli che invece sono, a dispetto del pregiudizio che è legato ad essi, sono quelli che invece maggiormente sono pronti e accettano, aperti alla differenza, all'altro da sé, perché in qualche modo anche gli strati più diciamo svantaggiati tra virgolette della popolazione sa cosa significa subire su di sé un atto discriminatorio, non necessariamente di natura giuridica legata all'orientamento sessuale, ma anche di natura economica, di natura come pregiudizio riferiti a loro. Per cui, per quanto riguarda abbiamo portato anche delle foto e video, che ha un sapore un po' elettorale, perché infatti in effetti è stato prodotto per le comunali, che però sono passate a maggio, per cui chi se ne frega. Però ripeto, la città di Catania, per quanto mi riguarda, è pronta ad accettare, ad accogliere un qualcosa che fondamentalmente non gli sposta. C'era un regista, un documentarista romano, Stefano Consiglio, che ha fatto un documentario molto bello intervistando dei bambini di Catania sull'omosessualità, e a un certo punto questi bambini di estrazione iperpopolare, erano i bambini che frequentavano il centro popolare occupato Esperia, e questi bambini, alla domanda che cosa ne pensi dell'omosessualità, loro dicevano: ma se si amano, contenti loro, non abbiamo nessun problema, dice, noi siamo contenti per loro se loro riescono ad essere felici. Per cui, per quanto mi riguarda, la mia esperienza è stata totalmente positiva. Ora abbiamo avuto due incontri col sindaco della città, a cui abbiamo portato la proposta dell'associazione di cui sono presidente. Il sindaco di Enna ha fatto approvare con l'unanimità del Consiglio Comunale il registro degli omicidi, il sindaco di Palagonia farà altrettanto, anche perché ha l'unanimità del Consiglio Comunale, 10 su 12, per cui si può dire che fondamentalmente. Però ripeto, la questione qua non è sul non sono contrario, punto. La questione è che la cittadinanza deve fare un salto di qualità, prima di tutto per se stessa. Inoltre, se mai si farà il registro delle unioni civili, non lasciatevi scoraggiare dal fatto che qualche subito non ci saranno le frotte fuori ad iscriversi, perché anche a questa eccezione che mi è stata sollevata tempo fa da una giornalista, io ritiro il fatto che ho risposto che i diritti civili non sono, cioè i diritti non sono un mercato. Cioè, non è che io debbo garantire dei diritti se c'è un consumatore lì pronto a comprarli. I diritti devono esistere in quanto tali, e non perché c'è
chi ne gode immediatamente o chi ne godrà domani. Spero che anche Barcellona arriverà a pensarla in questo modo. Per il momento mi taccio. Grazie. Ringrazio Alessandro per il suo intervento, in cui ha lanciato pure una provocazione a tutti gli ospiti, ossia se qualcuno ha un'idea, una proposta è contrario a quello che noi stiamo proponendo alla città, è ben voluto da noi, perché comunque il dibattito è sempre positivo, quindi non abbia alcuna remora a chiedersi quali sono i suoi dubbi e a manifestare le sue perplessità. Quindi io ora cedo la parola a Elisa per tirare le somme di questa discussione. Chiunque appunto fosse interessato a avanzare qualche domanda, qualche proposta, siamo contentissimi di accontentarvi, di ascoltarvi. Io semplicemente ci tenevo a spiegare un po' quello che succederà da domani. Dicevamo prima che abbiamo elaborato questa bozza di regolamento che poi chiaramente dovrà essere vagliata, approvata, c'è tutto un iter burocratico. Quindi intanto volevo ricordare che la giunta del comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha deliberato l'istituzione del registro di unioni civili, quindi di fatto la delibera è già stata approvata, quindi ora il passaggio successivo è appunto quello del recepimento di questo regolamento, del passaggio in consiglio comunale e quindi poi finalmente dell'istituzione vera e propria del registro. Per questo motivo noi oggi iniziamo, come dicevo all'inizio, una mini campagna sia di informazione che di sensibilizzazione, per cui ci sono Salvatore e Santino pronti con una telecamera, perché un po' sulla scorta delle campagne che abbiamo visto su internet, di quella che raccontava Alessandro, anche più occhio maritari, quella che hanno fatto loro a Catania, abbiamo pensato un po' tra il serio e il faceto di organizzare anche noi una raccolta di opinioni, di impressioni, di proposte, di critiche, perché no, su questa bozza di regolamento. Quindi loro si sono offerti oggi di fare queste mini interviste e poi verrà fatto un piccolo montato video da far girare su internet, anche perché, come diceva anche Rosario prima, l'obiettivo principale è quello di coinvolgere la cittadinanza affinché questo passaggio non sia lettera morta, ovvero l'istituzione del registro che rimane lì, ma che possa avere anche un eco importante dal punto di vista simbolico, perché come dice Alessandro, appunto il personale poi si riversa moltissimo nella nostra vita attiva anche come cittadini e cittadine, e quindi il fatto di avere il conforto anche istituzionale per quel poco che possa valere, perché come dicevo all'inizio il registro comunque ha valenza soltanto sul nostro territorio comunale, quindi non può in ogni modo fare fronte alle esigenze che una coppia di fatto ha e poi nella vita quotidiana, però dicevo il conforto di avere comunque una sponda istituzionale che può essere utile in un paese come Barcellona, che ancora comunque ha dei forti pregiudizi, e non solo sulle coppie omosessuali che vivono con un'unione di fatto, anche con le coppie eterosessuali. Quindi il fatto di avere un tipo di istituzione come quella del registro può essere anche utile per la gente, le persone, uscire allo scoperto, cominciare a sentire insomma un supporto anche dal punto di vista istituzionale. Quindi se poi vi volete prestare alle telecamere per lasciare il vostro messaggio, ci sono Salvatore e Santino, e avremo una serie di appuntamenti poi anche che pubblicizzeremo, banchetti informativi, raccolta di opinioni appunto durante questo iter, che ci auguriamo non sia troppo lungo, quindi che il consiglio, mi rivolgo ai consiglieri presenti, che il consiglio sia favorevole e che comunque faccia andare velocemente l'iter burocratico di approvazione. Noi stiamo per finire, se c'è qualcuno appunto che ha qualche domanda, richiede qualche intervento, se no noi mandiamo il video che appunto hanno lanciato a Catania durante le comunali, mi voglio maritare.